Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e oggi parliamo del Tepelizumab. So che detto così è un nomone un po' complesso, una di quelle cose che possiamo chiamare come medichese. In realtà ci arriviamo, cosa fa? Ti ricordo che io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina al quarto anno, ormai manca un anno e mezzo e mi laureo. Evviva! Sono diabetico da più di 15 anni e quasi 20 ormai. Qui sui social racconto quella che è la mia esperienza e quel che consiglio per aiutarti nella tua gestione delle glicemie, nella tua gestione del diabete, con video informativi su nuove terapie possibili o come prevenire di nuovo l'insorgenza del diabete, piuttosto che banalmente video su come migliorare le glicemie o le nuove tecnologie a disposizione, come potrebbe essere anche un video di questo tipo. Ora, che cos'è il Teplizumab? Allora, piccolo approfondimento in generale, quando un farmaco finisce per AB, quindi in questo caso Teplizumab, sta per anticorpi monoclonali. Ora, anche questa è una domanda, una cosa un po' difficile. Cosa si è inventato l'industria biotecnologica dei farmaci? Ha detto, così come il nostro sistema immunitario cerca quindi di sviluppare anticorpi contro determinato agente eziologico estraneo, quindi virus, funghi, batteri, quello che volete voi, e se creassimo qualcosa di simile per andare a combattere qualcosa di questo tipo nell'organismo umano, prevenendo quindi o comunque combattendo alcune malattie, ecco, questa è l'idea che sta alla base degli anticorpi monoclonali. Quindi sono degli anticorpi, soltanto che invece di essere quelli prodotti normalmente dall'organismo, hanno la stessa struttura. La struttura degli anticorpi è Y, proprio immaginate una Y con due freccette così. Questo è come è formato l'anticorpo. E sulla base di come poi avviene la struttura sulle due barrette laterali, quelle su queste due barrette laterali, in questo modo poi si potrà legare o meno a quello che viene chiamato antigene, ovvero la porzione che viene riconosciuta dall'anticorpo. Però questa è una cosa un po' più complessa. Quindi, che cosa fa sto Teplizumab? In poche parole, agisce sul sistema immunitario, in quanto va a legare alcune molecole che vengono espresse nel sistema immunitario per cercare di ritardare l'insorgenza del diabete. Detta in versione facile, che cosa fa il Teplizumab? Cerca di preservare quella che è la funzione pancreatica delle isole beta, quindi quelle che sono beta pancreatiche, sono le cellule beta, che sono quelle responsabili della produzione di insulina. Se presenti questo canale lo dovresti già sapere, però comunque tips, informazione. Quindi va a preservare quella che è la loro funzione e quindi ritarda l'insorgenza di diabete. Questa è un farmaco che è approvato dall'FDA, cioè la Food and Drug Administration, quindi equivale alla nostra agenzia del farmaco, ma negli Stati Uniti, perché è una cosa affidabile, non è degli scappati di casa. E se preservo quindi la funzionalità pancreatica, ritardo quindi l'insorgenza di diabete, perché noi sappiamo che il diabete poi si esplica nella sua funzione con una carenza di insulina, ok? Poi le cause di questa carenza possono essere anche molteplici. Prendiamo un caso un po' più semplice: diabete tipo 1, autoimmune, di conseguenza il sistema immunitario non riconosce bene le cellule del pancreas, in questo caso le attacca perché le pensa che siano sostanze strane. In questo modo, diciamo, va a bloccare un po' questo meccanismo, ok? È detta molto semplice, però prendiamola un po' con le pinze, ma il senso è ritarda il meccanismo, e in questo modo si andrà poi a ritardare l'insorgenza di diabete. Alcuni studi, senza entrare troppo nel dettaglio nelle differenze, hanno dimostrato che rispetto al placebo, la differenza col placebo è evidente, quindi il doppio rispetto al placebo, 1,50, 1,28, e inoltre ha dimostrato che si possono ritardare l'insorgenza di circa 2 anni con questo tipologia di farmaco. Quindi è un'importante opzione da considerare in quanto sei nella fase di prediabete. In alcuni casi, li leggo per essere più preciso, ha dato anche, nonostante sia un farmaco generalmente ben tollerato, mal di testa, nausea, stanchezza e rash cutanei. Ora, questo sicuramente è un fattore super promovente, super da tenere in considerazione, in particolare in tutte quelle situazioni di pre-diabete, ovvero prima del diabete. Non è un farmaco che al momento è studiato perché abbia effetto in soggetti diabetici. Forse potrà avere effetto in soggetti diabetici tipo 2, in quanto esistono anche delle classi di farmaci per i diabetici tipo 2 che sono dei stimolatori nella produzione di insulina, cioè vanno alle cellule beta residue e dicono: produci più insulina, me ne serve di più. E quindi esistono anche queste classi di farmaci, per cui
nel diabete tipo 1 non potrebbero essere utilizzati questa classe di farmaci, ma anche questo anticorpo monoclonale, ma potrebbero essere utilizzati magari appunto nel diabete tipo 2, che comunque è un'opzione, però sarebbe off label visto che al momento è progettato per qualcos'altro. Ovviamente ti ricordo che comunque non è, cioè prendi questo ed è un miracolo, non ti viene il diabete, no, perché nel diabete concorrono anche un'altra serie di fattori. Abbiamo fattori genetici, fattori ambientali, ma abbiamo anche correlazioni anche con altre endocrinopatie. Ci sono, questo perché in modi diversi magari affronteremo in un altro video apposito, motivi per cui, ad esempio, paro a caso, al mio esame di endocrinologia mi è stato chiesto parte di un argomento a scelta. Io ho portato un argomento a scelta: sindrome di Cushing e malattia di Addison, che sono rispettivamente ipersurrenalismo e iposurrenalismo. Uno potrebbe dire a questo punto il video e che me frega, il senso è che le ghiandole surrenali sono quelle ghiandole responsabili della produzione tra i vari ormoni anche di cortisolo, per cui un ormone che associamo è quello che è chiamato ormone dello stress, ed è un ormone che tipicamente alza la glicemia. Per cui se io ho ipersurrenalismo ne ho troppo, per cui mi si alza troppo la glicemia, quindi avrò il metabolismo, quello che viene chiamato metabolismo veloce, mettiamola così. In realtà avrò più spesso glicemia alta, proprio perché il corpo subirà quell'effetto di come se fossimo perennemente stressati. Viceversa, se ho iposurrenalismo è tutto più lento, per cui avrò più facilmente glicemie alte, perché il corpo è come se fosse perennemente addormentato, mettiamola così. È un esempio un po' basic per farvi spiegare questa differenza, e ovviamente dirvi che il teplizumab non è miracoloso, per cui se c'è il diabete guarisci. Al momento queste cose non esistono, anche se hanno provato, sempre in tema anticorpi monoclonali, hanno provato delle nuove terapie che si cerca di, che servono per, oddio, cerchiamo di dirlo bene, sono le terapie volte a evitare l'utilizzo di farmaci immunosoppressori nel caso di trapianti di isole pancreatiche. Ecco, breve spiegazione, che altrimenti andiamo fuori tema. Che cosa sono? Beh, ad oggi il trapianto di isole pancreatiche si può fare, il problema è che espone specie un paziente giovane, ad esempio me, ha i rischi di immunosoppressione, ovvero io per far accettare il trapianto meglio dall'organismo impedisco che il suo sistema immunitario funzioni, e quindi attacchi l'organo, in questo caso le cellule trapiantate. Cosa significa tutto ciò? Significa che banalmente sono più suscettibili a infezioni di qualsiasi natura, o sviluppo di malattie correlate anche, per cui bisogna fare molta attenzione. In questi casi potrebbe essere banalmente una lieve infezione alle vie aeree per una persona, potrebbe evolvere in una grave invece polmonite, piuttosto che qualcosa di peggio, speriamo di alza, ma speriamo di no. Io ti ho detto quello che ti devo dire. Oggi abbiamo parlato quindi di teplizumab, quali sono le sue funzioni, come le svolge e cosa sono questi anticorpi monoclonali che magari hai sentito nominare anche con la terapia del Covid. Io ho detto quello che ti devo dire, ti ricordo che sul canale puoi trovare quindi una serie di video a tema, quindi diabete, gestione delle glicemie, come migliorare la tua glicemia, sensori, tecnologie e terapie. Io ho detto tutto quello che ti devo dire, per davvero stavolta. Metti un mi piace, iscriviti e commenta, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!